Sì, la nostra associazione Calabria Futura ha voluto organizzare un convegno dal taglio prettamente tecnico, dove la tematica principale è quella dell'erosione costiera e chiaramente anche della portualità in Calabria. Quindi il fenomeno dell'erosione costiera, perché comunque la Calabria è accerchiata, diciamo, costeggiata dal mare per circa 700 km e quindi si stanno verificando problematiche di erosione costiera, quindi ci è sembrato doveroso affrontare questo tipo di tematica e ovviamente anche la portualità. Noi dimostreremo che con studio alla mano fatto comunque da professionisti di primissimo livello in campo nazionale e internazionale, specializzati solo ed esclusivamente sulla progettazione dei porti, che la realizzazione di un porto non necessariamente debba creare dei danni all'ambiente, non necessariamente crea erosione costiera e quindi andiamo a sfatare un mito, un vecchio mito che vedeva appunto queste problematiche. Allora, sicuramente un buon porto, per essere tale, deve essere un porto che è in grado di convivere in sinergia con l'ambiente limitrofo e quindi con la fascia litoranea. Il litorale di Soverato vanta un lungomare dei più prestigiosi nel periodo estivo, con una grande affluenza turistico-balneare, quindi il porto deve essere un porto sì dedicato alla nautica, ma che non vada a scardinare questi equilibri della fascia litoranea, non crei erosione. Una corretta progettazione impone quindi di non fare solo un buon porto, ma fare un buon inserimento del porto nell'ambiente litoraneo e quindi in sinergia con quella che è la dinamica, e questo litorale lo sappiamo bene, ogni 10-20 anni ci ricorda che il mare esiste ed è anche piuttosto aggressivo. Tengo che questo settore, quello della portualità e dell'erosione costiera, è un aspetto della Calabria che se attenzionato, se curato, se rilanciato, può rappresentare uno degli aspetti più importanti per rilanciare lo sviluppo della Calabria. Quindi sono qua qualche esperienza da consigliere regionale, l'ho fatto, qualche piccolo contributo, diciamo modestamente, possiamo darlo, visto che questo è un convegno tecnico, ma anche la parte politica può dare un consiglio anche ai tecnici, perché la politica turistica, perché la regione costiera, la portualità, cioè in regione abbiamo un piano delle portualità che è un ottimo piano, da tutti definito un ottimo piano, può essere insieme ad altri aspetti della Calabria tra le cose più importanti da curare se si vuole veramente svoltare.